Thank you.
Governi le nazioni
suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti. Senza di te. Non dimenticare i poveri e coloro che vivono nella sua
il nuovo giorno non li opprima sotto il peso della tristezza, ma rechi loro gioia e consolazione. Chiara, ci sono forze che si sprigionano poco alla volta, un passo dopo l'altro, dentro un lavoro costante e paziente. Oggi compi 34 anni e noi vediamo liberarsi i prodigi di ogni fatica e attesa. Le tue percezioni e il tuo sentire si fidino sempre di più di chi vuole formare in te la donna nuova che già sei. Preghiamo. E ricordati del tuo popolo, Signore. Carissima Mir, la tua vita raccoglie e racchiude il mondo, lingue, culture, luoghi, persone. Il mondo plurale che ti attraversa sia sempre più innestato nel mondo di Dio, mondo di un affetto perenne e di un linguaggio al quale abbandonarsi ogni giorno. Possa la tua vita raccontare sempre più le parole fedeli di Dio. Preghiamo. Ricordati il tuo popolo, Signore. Con gratitudine per questa giornata, per il dono speciale che questa giornata è per ciascuno di noi, ci rivolgiamo al Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. O Dio, Creatore e Signore di tutte le cose, donaci di iniziare lietamente questo giorno e di concluderlo nel generoso servizio tuo e dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della vita e della pace, Padre di tutti, tu hai progetti di pace e non di afflizione. Condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, a unire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza, minaccia per le tue creature, in cielo, in terra e in mare. In unione con Maria, la Madre di Gesù, ancora ti supplichiamo. Parla ai cuori responsabili delle sorti dei popoli. Ferma la logica della ritorsione e della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi e onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Amen. Maria, Regina della Pace,